e buongiorno a tutti. Abbiamo ospite d'eccellenza, Max Massimiliano Gualtieri. In arte foto Max Gualtieri. Sì, esatto. È un veterano, un grandissimo veterano di fotografia sportiva, possiamo dire. Sportiva, moda e quant'altro, perché purtroppo la nostra generazione, ormai 45 anni di lavoro, diciamo, no, ci ha portato un po' a essere nelle varie agenzie e non, certo. E poi in proprio chiaramente aperti a tutto, quindi diventi anche fotogiornalista, non ho scritto dei pezzi, ma ho documentato tramite Channel TV in Facebook anche un movie all'avvento, diciamo, delle camere, con la possibilità di un movie incorporato, certo, con tutte le difficoltà del caso, e da anche una parte di regia, certo, inventando anche dei programmi, chiamiamoli così, sempre fotografici. Certo. La cosa bella, sportiva, posso dire una cosa, ho iniziato con la mio papà, si può dire, mio cugino Leica e Nikon, sì, e io ho scelto poi la prima F. Quanti anni fa? 66, vai un po' indietro, ne avevo 18. Più di 40 anni, sì, quasi 50 anni. 50 anni. Mamma mia! Sì, di nascosto, perché mio cugino era un grande fotografo su a Moena e chiaramente mi ha un po' iniziato, e mio babbo mi regalò, mi ricordo in un viaggio in Svizzera, questa prima Canon FTDQL. Sì, sì, era, sì, sì. Mamma mia! Da lì posso dire che Canon mi ha colto, perché, sì, ha visto probabilmente in me un talento, e certo, poi ho iniziato a stampare, ovviamente bianco e nero, che mi ha affascinato, e sì, poi tante cose sono sorte. Cioè, quindi tu hai lavorato con Canon, Nikon. Ma diciamo, cioè, che abbiamo, cioè, avuto l'evoluzione, che Canon ho fatto ben 32 anni con grande ritegno, devo ringraziare parecchi nobili persone in Canon, sì, prima Verona, sì, e poi il mitico Tchaikovsky, che ora c'è, sì, che chiaramente hanno favorito tanti di noi, sì, ma hanno sopperito a tanti problemi che potevamo, certo, avere sul campo, certo, quindi girando il mondo, sia per la Formula 1, MotoGP, la moda, certo, piuttosto anche l'attualità, certo, vedi sia adesso a Venezia, al cinema, sì, purtroppo le nostre macchine, a volte c'è chi le tratta bene come il sottoscritto, perché è un rispetto con la propria signora, si, certo, può dire, sì, che ci permette anche di portare a casa dei soldini, certo, oppure magari far felici le varie robette, piuttosto che Getty, che sono internazionali, che divulgano le nostre immagini. E firmare un'immagine, firmare un documento. Sì. E il bello è collaborare con le aziende e avere le ottiche migliori, ma avere anche le prestazioni migliori. Quindi io dico, oggi grazie a Canon, che è stata quella con cui ho fatto più anni, Nikon, che mi ha sopperito per un altro tipo, non dico meglio, ma di qualità, e oggi l'avvento non è più, chiamiamolo, in reflex, purtroppo, dove abbiamo combattuto per quasi 50 anni, e è un miro che è un'evoluzione molto nuova, però che dà ottimi risultati, da mettere a punto magari per noi che abbiamo un altro tipo di manualità. Io dico forza giovani, perché purtroppo vedo che molti giovani hanno talento e smettono, e la crisi di questo, chiamiamolo, Covid internazionale ha un po' penalizzato tante prospettive, ha penalizzato il lavoro, penalizzato, lo devo dire, stiamo combattendo anche come mediatici, quindi giornalisti, perché non deve essere un'obbligatorietà. Non voglio entrare in politica, perché i meriti sono anche molto, certo, a persone come ho qui davanti, che mi hanno ospitato, mi hanno anche ringraziato e confortato nei momenti più importanti, come la morte di mio babbo, che vendendo un'ottica prestigiosa, grazie a lui, ho permesso delle cure. Questo lo voglio dire. È chiaro che spero che tutto torni alla normalità, perché io girando il mondo vedo a Shanghai un'evoluzione, vedo la gente che non si preoccupa, in Giappone neanche, in Cina pure, sono appena stato in Russia,
e lo devo dire, Putin l'ho incontrato e ha detto: cosa sta facendo il nostro presidente? In Italia rovina, questo lo devo dire, l'economia, perché probabilmente ha penalizzato parecchio. Ora, parlare di fotografie, parlare di attualità, parlare di macchine e parlare di aziende, io sto parlando qua con una persona che comunque è sempre stata ligio al mercato e sta soffrendo anche lui come soffriamo noi. Certo. E bisogna dirlo. Questo risultato, questa macchina che è stato progetto come quella Canon, non l'ho qui, ma pari sono le evoluzioni, entriamo in un mondo che ci permette, grazie a noi che siamo sul campo, diciamo, certo, in prima linea, a testare anche un attimo se dire meglio questa ottica piuttosto l'altro, cosa c'è bisogno, certo, in modo che confortiamo i nostri, che certo, molti mi fanno domande, qual è meglio, quale cosa, cerco di consigliare senza fare la parte del negoziante, certo, semmai indirizzo a un negoziante, non per amicizia come qua, ma un negoziante professionista che sa dire cosa vuoi fare, certo, e qualcosa vuoi fare, io per strada dico, dipende tu se sei una persona che la usi ogni tanto, certo, o se ami la fotografia o se ami te stesso per la fotografia, certo, noi amiamo la fotografia, giriamo certo il mondo, io sono stato in Himalaya, sono stato dentro il film dell'Himalaya, Everest, e con grande onore, super sponsorizzati, però nel cuore c'era sempre l'immagine, quindi a voi io lancio un messaggio: se nel cuore c'è l'amore per qualcosa, perseverate, anche se mandate come me pane e cipolla a volte per arrivare a uno scopo, poi vi premia. Certo. Beh, comunque dietro a nuovi prodotti della Nikon, Canon, eccetera, della professionale, c'è questo know-how, no? Non solo 100 anni di storia, cioè, e tu che dici, no, questo bottone deve essere spostato leggermente a destra, oppure, no, questo processore non va bene e che non crea il file, esatto, che desidero, o ergonomia deve essere così, no? O anche semplicemente il menu, cioè apri menu, deve essere, cioè, proprio facile da intuire dove l'hai messo, formattazione o della JPEG o della RAW, questo è cambio del tipo di messa a fuoco, punto di messa a fuoco, o cioè tutto questo è grazie alla tua o vostra esperienza, sì, io non e voglio, denuncia anche, no? Io non voglio appropriarmi dei meriti, ma sono tra quelli che, come nomi bellissimi, Lazzari, Ercole Colombo, persone che comunque, e tanti altri ovviamente, internazionali, hanno portato a delle migliorie, certo, specialmente Lazzari, Nikonista, ma anche fautore di libri e cose come tutti noi, sì, esempio per un esempio, la nascita di questa impugnatura, una macchina che comunque ha un suo peso, più sopportare, certo, un'ottica che comunque può essere un 600 o 400, quindi andiamo su 2-3 kg, ma si tiene così. E quindi è stato fatto uno studio in, certo, base anche a tutte le tipologie di mano, certo, chi c'era più grossa, chi era morbida, eccetera. Il bottone che deve essere velocizzato nel fuoco, certo, in compatibilità a questo, che è lo scatto, la manovrabilità, la velocità di un display. Allora, l'azienda su tante nozioni ha pensato, e questo rendo atto, ad ascoltarci. L'ultima, scusate, dico l'ultima, ma un grande colosso, perché io vengo anche dalla broadcast televisiva, la Sony mi dava la macchina grazie a tutti questi, diciamo, consigli, miniaturizzando ovviamente il prodotto. Con questo la tecnologia va avanti, perché l'elettronica ci insegna che la Cina crea micro strutture, certo, e con questo, se questa è in titanio, c'è una garanzia in più, cioè vorrà vedere qualche colpo, qualcosa, poi sta a noi ovviamente a pensare di, certo, trattarla meglio della propria moglie, perché, certo, comunque da qui possono scaturire dei benefit, può esserci il lavoro, può essere, per noi è la vita, certo, quindi davanti a me c'è una persona che ne sa qualcosa, che tante volte mi tirava le orecchie e mi dice: guarda, vai a metterla a posto, perché questo è un rispetto, certo, è un rispetto perché magari io non ci ho pensato, oppure il riparatore, chiamiamolo così, o l'assistente, perché siamo anche sponsorizzati, non aveva pensato, ma perché non gliel'ho detto,
Basta dirlo e si è trovato un particolare, lo dico recentemente con un 600 che datato, però ha fatto un suo lavoro ma eccezionale, per uno screen, guarda caso, era la gomma che sfregava perché a forza di tenere il peso, sì, ovviamente sbagliato sì, sbagliato no, ha provocato uno schiacciamento, ma quello era normale, quindi basta cambiarlo, però al momento se non c'era questa persona che avvisava una problematica, poi l'abbiamo risolto perché comunque era un'inezia rispetto, certo, sì, all'importanza dell'ottica. Certo. Diciamo che oggi questo avvento, parlando della Miro, io sono uno degli ultimi, mi scuso con tutti i produttori, ma perché come era l'avvento del digitale, io ero ancora con l'analogico, la famosa T90. Sono stato l'ultimo, perché c'era una Canon enorme, ride perché lo sa. Però ho voluto vedere un'evoluzione, perché da grande, me lo merito, diciamo, fotografo e tecnico, vedevo che le aziende si davano da fare e io davo consigli, altri davano consigli, però era troppo presto. Oggi il digitale ha rovinato un mercato nostro, se vogliamo, ma ha favorito la possibilità a tutti di, certo, sviluppare, sì, quel quid interiore che era la fotografia, cioè l'immagine. Certo. Attenzione, parliamo di immagine. Sì, 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 certo. Mostri con cui ho collaborato, che lo devo dire, nomi illustri, Lagerfeld, che mi ha accolto nel suo studio, mi ha detto che avevo predisposizione. E ha lasciato un grande vuoto quando è morto, sono andato al suo funerale invitato e Avedon nello stesso momento. Questi grandi maestri che io ho voluto conoscere nella fotografia, chiamiamolo artistica di moda, mi hanno fatto capire tante cose che chi comunica con la luce è un fotografo. Certo. E questa è la vera frase. Sì. Non mi sento chissà che cosa, sono umilissimo, però spero sempre di collaborare sino ai miei ultimi giorni. Ne ho 66, sono ancora attivo, piace l'outdoor, andrò in Himalaya, adesso abbiamo in mente il Cile. Dai, davvero? A documentare il, cioè, Cerro Torre. Non pensi di andare in pensione? No, beh, voglio andare in pensione quando le mie forze dicono stop. E magari, come ha fatto un grande personaggio documentarista, uno in Amazzonia, uno per le balene, sono stati lì. Hanno voluto morire con la balena, cioè essendo aggrediti, l'altro in Amazzonia con l'anaconda, sono nomi che io non voglio svelare perché sono storici e dovete guardarli voi, e qualcuno è molto sull'Everest documentando, io so chi è perché c'ero, e a me piacerebbe così. No. Perché comunque è un'immagine tra te e la vita che hai condotto. Cioè è una vita artistica, una vita bella, sofferenze, guadagni, delusioni, amarezze, gioie, però è vivere con se stessi e per l'immagine. E questa immagine donarla a questo mondo, perché sennò questo mondo non avrebbe le immagini se non ci siamo noi. Certo. E tanti che come te, e grazie a te, vendono l'immagine per fare l'immagine. Certo. Questo è il messaggio. Comunque io auguro che i giovani, al posto che giocare col telefonino o essere troppo tecnologici, pensino anche con pochi soldi a questo che vogliamo arrivare con le aziende, a dare un prodotto che ti dia soddisfazione come questa macchina. Certo. Abbiamo sofferto dalla 3 alla 4, alla 4S per arrivare alla 5, questa, accarezzata. Sì. Ma tu vuoi separarti da questa, vero? Adesso, no? Ma allora, la decisione è che ma, ho detto... Cioè, io non faccio togliere questa qua, eh. Cioè, è vita. Chi compra sa che è stata utilizzata dentro da te. C'è ovviamente il mio nome, c'è i raggi X che firmano il copyright, certo, poi vedi tu se togliono o no e mettere di colui che la vorrà. Certo. Ci sono colleghi che avevo chiesto se la volevano, ma hanno detto no. No, Z9. No, hanno detto no e tu era personalizzata, era... Ma io ho detto forse vai avanti, lui ha una 5 e una 4S, sì, e anche lì non si separa. Io non è che mi separo, io so a chi la do, certo, un amico, e so che anche è una persona che quando dà qualcosa individua una persona che possa anche
certo, sviluppare un lavoro, certo, perché no? Oppure essere un grande amatore delle immagini, dico così, certo, e apprezzi. Questa è una grande macchina, questa grandissima macchina. Io, certo, ti dico, quattro giorni di solitudine a girare montagne e cose prima di separarmi, perché, e non ho fatto scatti, l'avevo con me, se ti dico la realtà, perché è la vita. E chi l'ha data, ti dico Aldo, che è Mittal, presidente storico, l'ha fatta arrivare per me apposta, lo ringrazio. Grazie a Barbero, che mi ha fatto cambiare in un momento delle Olimpiadi del 2006, che eravamo in crisi con Canon, e il buon Tchaikovsky non sapeva cosa fare, lo dico, ma per un motivo, non per concorrenza, e perché probabilmente l'azienda non aveva capito delle esigenze, che noi purtroppo, in un momento storico di uno scatto e rocca, io ero lì presente, al sesto palo, ero uscito, è Olimpiadi, era una medaglia d'oro persa, un amico, e io dovevo scattare quel momento, è mancato quello scatto, e devo dire grazie a Canon, a Nico, e a Canon nello stesso tempo, ma Nico mi ha risolto un problema. Allora, tutte le due le aziende, lo dico perché è storia, lo dico perché per far capire noi, certo, il momento della prima linea, purtroppo il freddo di 20 sotto zero, macchina che non aveva problemi, batterie che non aveva problemi, sia Canon eccetera, però è mancato il software. Lì c'è stato un attimo di, chiamiamola, di faianza. Certo. Canon è sempre un grande marchio, ma sopportato, lo ripeto, per 32 anni, e Nico mi ha sopportato dopo, perché comunque la tecnologia, non dico era più avanzata, perché non si deve dire questo, sono due tipologie. Io amo una come amo l'altra. E l'avvento della scelta è che probabilmente ogni azienda la pensa alla sua maniera, certo, e noi professionisti, nonostante, e non voglio mettere di mezzo altri nomi, voglio essere io perché c'erano altri nomi in Giappone, abbiamo detto Cristofero, perché ci vuole poco mettere a punto un software, voi perdete persone storiche. E così è stato, perché poi noi dobbiamo guardare a casa nostra e chiaramente i guadagni, oppure le agenzie che dicono ma che cazzo di foto stai facendo, scusate il termine, per dire sei il numero uno, chiamiamolo così, e io ho detto vabbè, non puoi dire che occupa la macchina, è sempre colpa tua, ma noi sappiamo, certo, no? Perché il dino è, però sì, sopperito tutto, sono qua con Nikon e andrò avanti con Nikon, perché l'ammiro di Nikon avrà un'evoluzione particolare, senza togliere i meriti a Canon, perché ho provato Sony, ho provato Leica, ho provato Nikon, ogni azienda cerca di fare nel suo mirino, sì, un suo programma, senza uccidere il prodotto. Probabilmente uno crea un prodotto per una tecnologia di fotografo, di consumer, chiamiamo così, e un altro crea in un'altra maniera. Quindi possiamo sperare, cioè abbiamo certezza che Z9 sarà bellissima, giusto? Allora, diciamo una cosa, si sta concentrando le ottiche, sì, grazie anche a un primo input di Leica, certo, che ha creato nel suo modo di vedere due ottiche principali, sì, in un mercato tra virgolette consumer, ma sì, anche professionale, perché alla, sì, fine, sì, sì, era bello andare in giro 600-800, certo, cioè 20 kg di roba. Il programma qual è? Le restrizioni che ci hanno portato nei circuiti alla, diciamo, tra virgolette, la cosa più importante, che era salvare la vita a noi tutti, certo, e quindi restrizioni, sì, ci ha condotto a diminuire sempre di più un pacchetto di ottiche, sì, eccetera, sì, e a concentrare, sì, giustamente anche per chi vende, sì, come te, e in amicizia lo dico, un pacchetto molto più easy, dove nascono degli zoom sofisticatissimi. Sì. Z9 è l'avvento, secondo me, del mercato, con delle ottiche particolari, con una velocità di scatto pari a questa. E questo è stato tantissimo, uno studio di 10 anni, certo, con un'evoluzione che comunque io, francamente, non volevo separarmi,
ma da professionista dico che se mi devo concentrare in una tipologia di ottica, in una tipologia di macchina, l'occhio, e lo dico a tutti, l'occhio si deve abituare a una tipologia. Certo. Perché se uno prende in mano una reflex e fa una mirror, è chiaro che abbiamo un problema. Certo. Che è l'occhio impazzisce. Chi porta gli occhiali, come soprattutto, soprattutto ci saranno degli additivi che permettono, ma abbiamo creato, hanno creato ovviamente un software su indicazioni che comunque legge prima l'occhio, certo, e ci aiuterà a non avere quegli sbalzi di, certo, tensione tra l'occhio, l'interfocus, macchina e fuoco finale che è quello dell'ottica. Certo. Quindi tutte le rifrangenze sono concentrate anche a migliorare, diciamo, la fluidità, la cremazione. Certo. Certo. Questi studi comunque sono aziende, sia Canon, Leica, Nikon, attentissimi sul mercato, sì, perché l'evoluzione è nuova. Certo. Togliere uno specchio, dare più velocità, ad esempio posso dire l'ultimo che ho provato, la Sony, a 35 scatti al secondo grazie a quella, ed era una 7, andiamo a finire alla 1. La 9, parlando di Nico, ha tutti questi requisiti, perché prima di uscire probabilmente noi collaudiamo, chiamiamo questa parola collaudo, e diamo una nostra impressione. Certo. Ma io prima di dare un'impressione, forse un anno o due, che vedo, guardo, non mi accontento, ma se questo è il prodotto finale con le wires, con dei discorsi eccezionali, vorrei che quella, scusate il termine, superi questa. Certo. Perché certo, qui c'è dentro il cuore, l'anima, l'amore mio e di tanti altri, è un cavallo di battaglia impressionante. Certo. Quindi il titanio esisterà anche là. E abbiamo mantenuto questa composizione, certo, anche per una cosa fondamentale, perché troppo concentrato non permette tante altre soluzioni. Certo. Qui ad esempio, sì, lo faccio vedere, questo, sì, è già col QL, che permetteva schede Sony ed era l'avanzamento di un prodotto di alta qualità a livello broadcast. E quindi queste migliorie, c'erano le due versioni, una normale e una chiaro, questione di costi, sì, però a qualità. Quindi io mi rivolgo a tutti dicendo che a volte si fa una fatica a tenere da parte qualche soldino e prendere magari la qualità, perché alla fine non ci si deve lamentare se quello che vediamo non viene riprodotto e non si va da un negoziante a dire che è, diciamo, la porra, che cosa mi hai dato. Cioè, questo devi sottolineare, cioè... Vabbè, no, ma è un amico che mi ha sopportato in tante cose ed è delizioso, per cui è a lui che la dono con il grande rispetto che lui sa, da grande personaggio. In Giappone ci insegna tante cose, poco da fare, lo do alla casa madre se vogliamo, ma perché so che lui la darà su consiglio a una persona che comunque sa apprezzare, certo, il lavoro che c'è dietro e la sa amare, perché, certo, segni non ce ne sono e vi garantisco che le botte si prendono anche involontariamente, certo, anche se una Formula 1 carambola fuori, noi siamo lì, ci arriva qualche pezzo, però la prima cosa che salviamo non siamo noi, io ho dei segni e lei, perché lei è il rispetto, certo, quindi rispetto per le cose e rispetto per se stessi poi. Max, comunque grazie. No, grazie, grazie del racconto affascinante. Io con te starei una giornata intera ad ascoltarti, e tu hai anche una giornata intera di raccontare, che non basterà. Sì, come ti hai chiesto, perché non fai un libro, perché non, sì, scrivi un po' come Lazzari o tanti altri, ma io dico una cosa: ognuno deve scrivere il suo libro nella vita. Certo. E raccontare la propria vita, o lo fai bene, crei un movie, crei un film, crei un qualcosa, molti mi l'hanno chiesto, certo, però secondo me sono schivo a queste cose, preferisco tu magari... vuoi preferisci andare a fotografare alla fine. Cioè, più che altro documentare delle cose che altri non potrebbero vedere, certo, noi rischiamo, perché andare in Himalaya, andare dove andrò,
non c'è ritorno, perché in pratica rischiamo il tutto per tutto, però rischiare per donare io penso che sia la cosa più bella, perché lasci un qualcosa di te, magari non firmato, oppure come grazie a te una piccola intervista che però segna. Tu continui a scrivere sulla fotografia. Sì. Cioè la tua emozione. Sì, perché è proprio... è il bello è donare a tutti, a chi guarda, perché sono nati i libri, nei documentari, questo e quell'altro. Io ho anche persone come Alicia Colò, che siamo partiti da piccoli in televisione e la nostra aspirazione era la natura e ha fatto GNVEO. Certo. E poi bistrattata, la devo dire, da una RAI oggi ripresa. Ma perché? Perché purtroppo il consumismo rovina chi è buono, chi è umile e chi è timido, se vogliamo, tra virgolette, perché qui dietro c'è una timidezza che si esprime attraverso un'immagine e probabilmente diventi grande, dico così, agli occhi di tutti, ma io sono umile, lo dico perché purtroppo abbiamo gente presuntuosa e aziende presuntuose, invece abbiamo sponsor come quello che porto, questi, gli Emirati Arabi che mi sopportano e devo dire grazie a Dubai. Era un uomo stupendo che ha donato tanto e che comunque è un grande, grande della storia anche in questi momenti di grande difficoltà. Certo. Ha acquistato aziende numerose, bellissime, germane, eccetera. Però questo fa onore e quindi dietro a una macchina c'è l'uomo, quell'uomo che darà sempre un'immagine. La macchina è la nostra, come si può dire, mano. Certo. L'espressione, no? Certo. E tu consigli secondo chi vedi, può essere diciamo incline, però spero che vada una persona che apprezzi. Ti ringrazio, sei semplicemente fantastico. No, davvero. Io penso e grazie, no, grazie che a te fai perché... cioè, questa cultura che ci manca. Sì, poi se tu metti questo messaggio in YouTube, che è la cosa più semplice, tu che metti anche il tuo nome, io sottolineo che grazie a te ho potuto apprezzare, e l'ho detto sempre in giro, un professionista dell'immagine e un, scusa il termine, negoziante, ho detto negoziante sull'uomo, ringrazio anche le PCF, però... Diciamo che Paolo, però sono rimaste le persone che oggi magari con i capelli bianchi, come i nostri, molleranno, io spero di no, perché va via una storia, capito? Andando via questa storia io auguro che ci sia un giovane, io lo dico uno, non tanti, che rimpiazzi. Ci saranno. E speriamo, perché qui ne hai che sono veramente felice, oggi ho avuto modo di apprezzare, perché donare non è il vil denaro, donare un apparecchio che comunque uno se ne vuole staccare, perché comunque si sta studiando un'evoluzione, anche se io ero restio, però oggi si sente l'esigenza e probabilmente l'immagine deve andare avanti con dei criteri, capito? Certo. Anche tecnologici. Certo. La tecnologia c'è. Chiudo così, ringraziamo. Grazie Max.